Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra Longobarda e Spartak, risultato di 3-1 per la Longobarda. Andiamo a parlare con i giocatori della Longobarda. Va benissimo, andiamo a parlare quindi con i giocatori dello Spartak. Bello, bello. Cognome? Francesco. Francesco, primo tempo vi vedo in difficoltà, state perdendo per ben 3-1 dopo un buon inizio con la partita equilibrata, poi nel finale del primo tempo siete venuti un po' meno, cosa è successo? Il problema è che non abbiamo cervo in panchina, quindi non riusciamo a riposarci ed è ovvio che andiamo calando il ritmo di gioco. Cosa c'è da migliorare per la tua squadra? Dobbiamo stare molto più attenti, soprattutto in difesa, e cercare di non sprecare le belle occasioni che abbiamo avuto in attacco. Va benissimo, ringraziamo il giocatore dello Spartak. Ora andiamo a parlare del cognome. Brunetti. Brunetti, primo tempo che vede in vantaggio di ben 3-1, qual è la tua diagnosi per questo primo tempo? Vabbè, all'inizio per come ho visto stavamo un po' subendo, non sapevo come metterci in campo, però alla fine come è stato parlato stiamo giocando molto bene, con due nuovi acquisti. Ci stiamo arrangiando, diciamo, però la squadra è ancora da migliorare. Va benissimo, ciao. Ringraziamo il giocatore della Longobarda. Ora vediamo il secondo tempo in diretta. Un saluto, sì, da siamo Boateng. Qui con i migliori della partita tra Longobarda e Spartak. Alla mia destra il migliore in assoluto della partita, ovvero Rocco, autore di 4 reti, mentre alla mia sinistra il migliore dell'altra, diciamo, dello Spartak, ovvero Gregory, diciamo oggi anche il nuovo giocatore, nuovo innesto dello Spartak. Ricordiamo il risultato 9-3 per la Longobarda e partiamo proprio dal migliore degli sconfitti, ovvero Gregory. Senti Gregory, non c'è stata partita sin dall'inizio, avete subito, non siete riusciti a difendere, cosa... No vabbè, oggi innanzitutto non avevamo metà della squadra, quindi abbiamo dovuto giocare iniziare tutta la partita e come dato non ce l'abbiamo fatta, però comunque loro sono stati bravi, hanno sfruttato molto bene le ripartenze, quindi complimenti anche a loro. Senti, hai parlato delle assenze, cosa possono dare i giocatori, diciamo, cosa potete dare al completo? Che comunque è un risultato pesante. Risultato pesante, sì, anche in classifica non siamo messi bene, però comunque sia una vittoria l'abbiamo fatta, speriamo di qualificarsi di Sicilia comunque. Ok, grazie a Gregory. Passiamo ora al migliore in assoluto Rocco, autore di, come abbiamo detto prima, di 4 reti per te. Hai trascinato la tua squadra alla vittoria, sei ritornato di nuovo sui campi SK oggi, sei ritornato nel migliore dei modi con 4 belle reti. Tra tapin e diciamo... belle azioni corali hai portato queste 4 reti. Senti, raccontaci un po' la partita. No, è stato bene di tutta la squadra, abbiamo fatto girare bene la palla anche con i due nuovi innesti, Angelo Grande, Alessandro e Roberto Topo. Abbiamo giocato tutti bene, bel gioco di squadra, eravamo tutti abbastanza compatti, insomma una bella partita. Senti, si stanno avvicinando alle fasi finali, quindi diciamo a cosa puntate? Se siete così anche al completo con i nuovi innesti? Al meglio, alla vittoria. Ok, ora Rocco dedica a tutta la squadra che è stata eccezionale oggi. Ok, grazie a Rocco e arrivederci.